Vai. Io penso al film, Giriamo! Quando mi è arrivata la proposta di fare una serie da questa trilogia di Non ci resta che il crimine, mi sono messo a pensare che mi sarebbe tanto piaciuto raccontare il mio anno di nascita. 17 giugno 1970. Ma che poi la data di... Italia-Germania 4-3, esatto. Che non lo so. Da lì mi è venuta l'idea di pensare al personaggio di Gianmarco Dognazzi, Giuseppe, che scopre di essere stato adottato e torna indietro nel tempo per scoprire come mai è stato abbandonato dalla sua mamma originaria, vera. Ti ricordo che abbiamo promesso di non viaggiare più nel tempo. Sì, lo so, ma stavolta non è per i soldi, stavolta è una cosa importante. Ma è troppo pericoloso. Lui invece se ne frega, va indietro nel tempo e si mette nei guai. Mi raccomando, non cambiate le cose del passato, sennò succede un casino. Ma ti credo, andiamo giù, lo prendiamo, ritorniamo, non ti preoccupare. Non abbiamo spinto troppo sulla fantascienza, ma abbiamo colto l'occasione per andare un po' a scavare dentro Moreno, Giuseppe, Claudio e anche il mio personaggio di Gianfranco e avere il tempo anche di innestare dei nuovi personaggi. Interviene ora il compagno Duccio Casati. Uno su tutti, Maurizio Lastrico, che ha fatto un personaggio di Duccio molto calibrato, molto vero. Wow! Ma qua arrivano i colonnelli! Vi volete svegliare? Siamo svegli e vogliamo fare questo. C'era in Italia un clima tra camerati e compagni, zecche e fasci. E che ne so? Pane corteo! Si scendeva in piazza con la contestazione giovanile studentesca, nelle università, il movimento femminista. Ma non lo so nemmeno io chi è il padre, in quel periodo sperimentavo. Ah, ho capito, sperimentare. Allo stesso tempo c'erano i prodromi di gruppi terroristi che nascevano. Beh, allora meglio potere operaio. La democrazia è il fucile in spalla agli operai. Essi qua, no? Essi parlano così, no? E poi sono i primi che finiranno a lavorare per Berlusconi. Ma sicuro. E questa contrapposizione per tre personaggi che vengono dal futuro è estremamente divertente, perché loro sono tre pesci fuor d'acqua, ma in realtà conoscono bene le cose. Ma davvero voi non sapete chi è il compagno Berlusconi? Ma quello è un grandissimo rivoluzionario, quello Milano ce l'ha tutta a mano e tra un po' vedrete che metterà l'Italia intera sotto sopra, perché è comunista così. La cosa sai che sta più a per culo. No, devi cambiare tu.